Buongiorno ragazzi, ci siamo pronti a partire per questo giro del Costa Rica. Andiamo a scoprire com'è questo paese definito della pura vita. Iniziamo con i succhi di frutta. Aspettavo solite due in Costa Rica, ma non così, ragazzi. E qui ho imparato a capire che il tempo cambia nel giro di pochissimo. Adesso, come vedete, alle mie spalle c'è un sole pazzesco, ma davanti a me ci sono dei nuvoloni. C'è un bel vento, quindi probabilmente nel giro di una mezz'oretta sarò immerso nella nebbia. Purtroppo vedo davanti a me la salita che mi aspetta sull'altra parte del versante. Sembra proprio che le pendenze siano più o meno come quelle di questa discesa e quindi dovrò spingere parecchio anche di là. Sentirete. Stasera sono praticamente ospite, ho piazzato la tenda nel patio di Esmeralda e Juan, uno del Nicaragua e lui del Tico, qua a Baja Caliente. Ripartiti da Baja Caliente dopo l'ospitalità genuina di Juan e Esmeralda, che mi hanno anche offerto un pinto per colazione. Ora direzione Canyon e direzione Monteverde, anche se non so se arriverò fino là oggi perché c'è tanto da salire. Le cose si fanno interessanti perché quello che prima era una strada decente è diventata praticamente un sentiero di montagna. Solite salite al 40% di pendenza. Adesso pausetta, mi mangio un pezzo di papaya e poi riparto. Dopo due giorni sono uscito da questo paradiso infernale che è la strada che unisce San Ramon a Guasimal. Due giorni tosti ma splendidi. È impossibile pedalare, ragazzi, questo vento è davvero impossibile. Ragazzi, per fortuna ho trovato un
passaggio, perché era davvero impossibile con questo vento. Sono un po' messo così, però speriamo di riuscire ad arrivare vivo a Sant'Elena. Decisamente non la giornata migliore qui a Monteverde. Piove, c'è un ventaccio. Io ci provo a partire, poi vedremo cosa succede. Si sono sventate qua, mi tirano in terra. Già ieri ho dovuto salire su un pick up per farmi portare qua, perché era davvero impossibile. Sono caduto una volta, la seconda quasi. Eccola. Dove sono diretto. E qua il sentiero è iniziato a diventare bello fangoso, devo un po' scendere, un po' spingere. Vediamo migliori sotto, perché altrimenti sarà dura. Beh ragazzi, credo che questa sia la follia più grossa che ho fatto nei miei viaggi in bici. Ho preso questo sentierino, speriamo di uscirne presto e sani, perché adesso inizio a preoccuparmi un po'. Mancano ancora 3 km in teoria e diventa sempre peggio. Siamo arrivati al guado ragazzi, e qua sono cazzi acidi. I due guadi sono fatti, non so come ho fatto a sopravvivere, però manca ancora 1,5 km, non è proprio finita questa avventura. Ce l'ho fatta, sono sopravvissuto a forse quella che è la più folle avventura ciclistica della mia vita, un cammino muy bravo, come dicono qua, davvero folle, in mezzo alla giungla, 3 guadi, cui uno ho rischiato di venire trascinato via dall'acqua, ma ora c'è pura pista e quindi bella anche in mezzo alla giungla anche questa. Con il cielo che forse si sta un po' aprendo, e quindi è andato tutto bene. Vediamo di goderci i prossimi chilometri. Altro risveglio mattiniero con i capelli tutti arruffati, e anche oggi promette pioggia. Sembra di essere una stagione delle piogge, e in realtà è stagione secca. E niente, oggi dovrebbe essere tutto asfalto la strada, per fortuna. Dirò che dopo questi primi 4 giorni di montagne russe sono contento di fare un po' di asfalto lungo il lago Arenal. Appena detto, no, che era tutto asfalto.
Ci siamo arrivati in fondo al lago Arenal. Adesso dovremmo arrivare, dovrei arrivare quasi in paese nuovo Arenal. Mi fermerò un po' e poi via verso nuovi vulcani, nuovi paesaggi. È passato un altro diluvio, io sono di nuovo completamente fradicio e laggiù in fondo non si vedono purtroppo immerse nelle nuvole, ma ci sono le grandi pianure del nord-est del Costa Rica che noi andremo a sfiorare adesso per raggiungere San Rafael e poi rientrare subito verso la zona dei vulcani. Sarà un'altra delle mie solite deviazioni questa, o andrà bene? Lo scopriamo fra un po', c'è una macchina quindi. Qua intanto che pedalo ai piedi del vulcano Miravalles è apparsa una piantagione con una distesa infinita di qua e anche al di là della strada di ananas, credo siano. In questa strada c'è talmente tanto traffico che posso permettermi di stare sulla sinistra per stare un po' all'ombra degli alberi. Ragazzi, sono 3-4 km che sto praticamente seguendo una retta infinita sulla linea di massima pendenza che porta verso il vulcano Miravalles. Tostissima, meravigliosa, perché è bellissima questa sabbia vulcanica che c'è in terra, la giungla tutto intorno, però davvero calda, tosta, umida.